Calcariola è un piccolo paesino immerso nel verde a due passi da Roma, dove si può ancora trovare lo spazio di essere a stretto contatto con la natura, e di certo proprio in questo trova la sua vera forza. Noi siamo molto legati a questo paesino per ragioni puramente sentimentali. Infatti, questo luogo è custode di molti dei nostri ricordi più belli, ed ogni volta che torniamo ritroviamo quell'atmosfera familiare che ci accoglie con affetto. Il paese è rimasto incontaminato e sembra veramente che qui il tempo scorra più lentamente. Ma, nonostante questo, il cuore del paese non cessa mai di battere e resta sempre pulsante, spinto dal senso d'appartenenza e dall'orgoglio dei suoi abitanti. Calcariola è un paesino popolato da pochi anni, ma nei mesi estivi riprende totalmente vita, soprattutto nel mese di agosto, quando si festeggia il santo patrono e protettore del paese. Il 10 agosto è la giornata dedicata a San Lorenzo. Tutto il paese organizza al meglio la festa, con processioni, balli ed attività per trascorrere la giornata in allegria. Ed ecco il ballo della pupazza o pantasima, spettacolo e rito pagano che si ripete ogni anno a Calcariola e quasi in ogni festa di paese nell'alta valle del Velino. Si tratta di un fantoccio di cartapesta, guidato da una persona al suo interno e adornato di fuochi d'artificio, saltella e danza al centro della piazza affollata. Pupazza ha il significato di distruggere il male, poiché il fuoco ha una funzione purificatrice con la quale si allontanano gli influssi negativi, esercitando un'azione protettiva su tutta la comunità. Il rito è come una festa contro il male, tutto finisce con balli e fuochi d'artificio. Questo è il Monteggiano con la famosa scritta Dux. Creata nel 1939, è una pineta di circa 8 ettari che forma la sigla del Duce, nata per omaggiare Benito Mussolini. Calcariola è uno dei migliori punti panoramici per vedere il monte con la sua scritta, ormai monumento storico, e tutta la valle del Velino, sormontata anche dal Monte Terminillo, una delle vette più alte del Lazio. Il paese, negli ultimi tempi, ha ritrovato anche il suo vero simbolo. Infatti il suo castello, un tempo in rovina, ha trovato nuova vita ed è tornato a splendere su Calcariola. Però, prima di addentrarci fra le sue mura, voglio farvi scoprire i meravigliosi dintorni di questo caratteristico paese.